venerdì di Maggiora con Andrea Dovizioso, ricognizione della pista. Allora, prima sensazione, partenza con la griglia, secondo te quanto è diverso? Completamente diverso, ma c'è la musica a mille, quindi si sente male, però pazienza, è tutta prima, prima esperienza con la griglia, non vedo l'ora, figata. Beh, penso che rispetto al fango sarà una bella differenza. Sì, soprattutto col fango che c'è, è un bel vantaggio non avere il pensiero di preparare senza esperienza la partenza. Dopo lo dici che le scarpe le lavi te, vero? Allora, Marco Lolli, che è nel clan Dovizioso, prime impressioni dopo tre passi dentro la pista? È un po' umida, però secondo me domani viene bello. Dai. Ragazzi, quando fa così entra proprio al punto giusto. È pongo. No, guarda, cioè, sì, ma c'è i primi, se loro non la fresavano, cavi i primi di anno che dice una roba che non dovevano fare. Se qualcuno mi avesse chiamato, è un po' molle in superficie, ma sono perfetto. E niente, è stato un bel weekend, grazie a tutti. Sensazioni al termine di questi tre passi dentro la pista? Sta bagnata al punto giusto, hanno dimenticato di chiudere gli sprussini, ma... C'è il campanile di Maggiora perché abbiamo visto la Madonna per arrivare su in cima. C'è un po' di... leggermente un po' di fango ora, però ecco, un po' di sassolino di piccole dimensioni, ma quello è il meno. Le impressioni da tre piloti che arrivano in cima al salito, alla discesione di Maggiora, dai, spariamo questo. Se avessi un runner 125 lo farei. Che effetto fa, dai, che effetto fa questa discesa qui? Ha ragione, è meglio farla da piedi. A piedi meglio. In moto sembrava più facile. Purtroppo quando vedi le robe a piedi e in moto la prospettiva cambia alquanto. Infatti tante volte secondo me gli ostacoli sono meglio guardarli direttamente in moto. Ma allora, certo, il panorama già vale comunque la sfacchinata che ci siamo fatti per arrivare fino a quassù, direi, assolutamente. No? Assolutamente, il fango un po' meno. La discesa è una delle discese più storiche del mondo del motocross. Anche più bello. Non c'è di moto per niente. E poi da domani vi gustate questa pista che insomma... Questo è l'altro versante ovviamente della pista di Maggiora. Quel pezzo lì forse è cambiato giù in fondo dove c'è la parabolica là. È sempre quello? Guarda la pista da bici, che roba devastante che è. Figata, l'ho vista. Devastante. Bellissima. Non c'era così tanto grande. Oh, voilà. È più bella, lunga della pista da cross praticamente. C'è una gara lì domani, ragazzi, punto il podio. L'altro giorno gli ha detto che non può fare la doppietta. Olio cuore Marco Lolli, ora scendo anch'io. Aspetto se vi scapicollate e poi vengo. Comunque non vi ho ancora chiesto qual è il posto che preferite della pista di Maggiora. Dovizioso ci saluta, intanto scivola. Vabbè, adesso l'hanno semplificato molto. Beh, la parte iniziale secondo me è quella più spettacolare. Beh, non della è pista. Neanche il bar lì non è. Anche il bar. La partenza, le prime gobbe, il salitone, il discesone, secondo me è il pezzo più spettacolare che c'è. Anche se la cosa più interessante è sempre seguire questa azione con quelle galosce gialle. Io spegnerei la telecamera. Dicevi, scusa? Che dicevi? Niente. Chi è questo? C'è un pilota sconosciuto con la maglia SRS che facevi il simpatico sulle sì, scarpe. Sì, simpatico, sì, sì, che stasera, vedi, facendo le interviste, stasera devi cambiare, devi lavare scarpe. In mezzo alla pista. E invece te, bordo pista, scarpette bordo pulite, pista, brugnoni d'esperienza, scarpette pulite e vai. Concludiamo il track walk più veloce della ora storia. Se va a mangiare. Più veloce della storia. Abbiamo fatto in 5 minuti, abbiamo visto, basta. Cose basilari viste. Abbiamo visto quello che c'era da vedere.
Senti, impressioni, secondo te qual è il punto peggio, considerando il fango? Quasi tutti? Quasi tutti. Quasi tutte le staccate, però. Vedremo domani con la prova. Sì, per buona. Andrea, chiudiamo. Il punto più difficile, secondo te? Lo chiediamo a lui, vieni qua. Allora, stavamo chiedendo a Andrea Dovizioso, che conosce la pista, sì, ha girato più, forse anche più di te, forse ci ha girato, ci ha fatto forse quasi più gare di te. Qual è secondo te il punto più difficile della pista? Lo chiediamo a tutti e due. Sì, serio. Sì, allora, sicuramente lui ci ha girato di più, aveva dato l'attacco, è venuto qua per vincere. Apposta per vincere. E meno male che fa la 2.5, infatti mi sono tranquillizzato un po'. E il punto più difficile della pista... Non lo so, considerando il fango, considerando. Non lo so, perché lui ha detto che devi chiedere il fango. Bene, speriamo che questa pioggia abbia un po' ammorbidito tutto, che per il weekend sia un po' di campo la gara. Lui si divertirà sicuro domani. Vai Andrea, chiudi tu, fai per la prima volta fai il giornalista, chiudi tu. Fai la chiusura. Andrea Dovizioso. Sono Andrea Dovizioso. Da maggiore la tutto. Non lo sapevo, sono adesso lo sapevo. Io Andrea Dovizioso, non ero posto. Ok, striscia no. Domani ciao. È complicata, ma... Ma siamo pronti e daremo alla grande spettacolo. Quindi mi raccomando, guardate tutti e venuti a guardare. Già questo... La gara. No, non è vero. Già questo spettacolo vale il prezzo del biglietto. Grazie Bravo, ragazzi. Perfetto.